vostro amore non sia un muro che vi divida dagli altri, perché sappiate costruire il vostro rapporto coniugale, giorno per giorno, nella letizia, perché il dialogo dei vostri corpi e delle vostre anime sia sempre completo e sincero, perché possiate capire che vi realizzerete se vi impegnate a realizzare l'altro. Nell'epigrafe che Gabriele Arcobello ha scelto per il suo intervento, di Paolo Coelho, si legge: amare significa comunicare con l'altro e scoprire in lui una particella di Dio. Io credo che Gabriella abbia scoperto questo in Anna e credo che nella dottoressa Corsi abbia, credo, imparato a scoprire questo negli altri. Però lascio la parola a lei. Grazie. Il dottor Zaratta ha posto il segno nelle parole che diceva, e per me ricordare Anna significa vivere tutte le volte, nonostante i 10 anni passati ormai dalla sua scomparsa, significa vivere sempre un mix di emozioni e di commozioni. Io volevo così semplicemente ricordarla per quella che è stata, per come l'ho vissuta, per gli anni che ho vissuto a lei, con lei, accanto da un punto di vista professionale, e volevo ricordarla leggendo proprio semplicemente alcuni brani, alcuni pezzettini appunto del contributo che appunto è all'interno del libro di Anna. Era una mattina di marzo, dal cielo terso, e presto la direttrice me la presentò. Davanti a me un mostro sacro della neuropsichiatria infantile. Io, piccola principiante, alle prese con ansia da prestazione, un personale da coordinare molto più vecchio ed esperto di me. Li sentivo sulla difensiva, qualcuno persino mi spiegava in mezzo stile. Glielo leggevo negli occhi, nessuno escluso. Il mostro sacro invece mi sorrise, con il suo sorriso aperto, e mi disse di darmi del tu. Non lo permetteva. Io a quell'epoca amavo bene da voler tu ai miei. Davvero era impossibilità parlarlo con voi gli adulti, ma con lei ci riuscì al primo colpo. Succede a tutti, penso, in ogni ambito della vita, professionale, sociale, familiare, di incontrare persone con le quali sentiamo immediatamente una sintonia, gioiamo insieme per le medesime cose, ci preoccupiamo per le stesse questioni e scopriamo anche di avere esperienze di vita simili. Con lei è stato da subito così. Giovane aspirante psicopedagogista, a fianco di una donna speciale, di nome Anna, dal carattere magnetico e dall'animo nobile. Un incontro benedetto. 9 volte su 10 era vestita di blu, con l'eterna coda, a trattenerle i capelli castanogliati. Non era mai truccata. Anna non aveva bisogno di trucchi, la sua vita calzava perfettamente coerente con la sua professione. Era una donna che metteva in pratica ciò che predicava. Aveva un senso preciso del proprio sé e, conoscendola, potevi percepire la perfetta sintonia esistente tra ciò che era come donna e il tipo di vita e di professione che conduceva, tanto che la sua metodologia era profondamente implicata nella sua dinamica esistenziale, genuina, diretta, convinta, vera e semplice nello stesso tempo. Sembrava incarnare quel famoso mito ai cristiani di San Paolo: state sempre lieti. Sì, lei mi appariva sempre lieta. Non era ottimismo a buon mercato o gioia apparente, si trattava di una seria serenità che faceva parte della sua personalità, oserei dire quasi una seconda pelle, con la quale guardava a se stessa, al mondo, alle cose. Donna volitiva, fedele a ciò in cui credeva, con una forte capacità di perseverare nelle idee e la disponibilità a farsi coinvolgere nei progetti. Era guidata da un'energia formidabile, un diamante dalle varie
senza operare ipergeneralizzazioni o precomprensioni. La capiva nella sua totalità, riuscendo a cogliere i significati più profondi e le direzioni più efficaci. La contraddistingueva un atteggiamento attivo, una disposizione concreta e sapiente verso l'altro e un allargamento accogliente verso tutti. È stata in questo una grande maestra per me. Mi piacevano le cose semplici, la sua vasa dove fare il fieno sotto il sole cocente, i fiori di campo, la buona tavola. Ho sempre pensato che nelle grandi occasioni molti diventano capaci di reagire al meglio, eppure il valore di una persona si riconosce da come affronta le piccole cose. Ciò che adorava di più erano i bambini. Lei stava sempre dalla parte dei bambini. Donava loro un'attenzione ad angolo giro, pura. Un'attenzione che non invade, che non dirige, né condiziona, ma è presente e basta. Un'attenzione che faceva la differenza, che le permetteva di mettersi alla loro stessa altezza e intuire ciò che volevano dire o ciò che avevano veramente bisogno. Questa era la sua vocazione, bambini diversi, bambini difficili, bambini che soffrono, bambini adottati, bambini e basta. Lasciate che i bambini vengano a me. Questo era Anna. Aveva una voce dolce come il miele, ma determinata come la neve che quando scende non la puoi fermare. Aspettavo le sue tip come si aspetta la mamma dal cielo. Avevo modo di imparare molto, sempre e tanto. Sapeva spiegare le cose più difficili nel modo più soave e leggero, ma con quell'autorevolezza che non consentiva di farti sfiorare dal dubbio o dalla benché minima incertezza. Le sue parole erano simili a una freccia che arriva sempre al bersaglio. Poi come non ricordare quella capacità di prendere in seria considerazione gli interventi di tutti, di guardare il pensamento e il suo sguardo ti diceva: quello che stai per dirmi è importante, perché tu sei capace, tu vai. Era unica nell'arte dell'incoraggiamento. Rimarrà per me la donna delle sante alleanze. Nessuno era capace quanto lei di stabilire alleanze positive e stabili con tutti gli attori coinvolti, a cominciare dal bambino e dalla sua famiglia, per arrivare ai terapisti e agli insegnanti. Credeva fortemente in questa sinergia di forze, di essere sempre in grado di garantirla, garante di progetti, cambi di rotta e rotture di stili. Donava a tutti la carica e l'entusiasmo necessari per lavorare a fianco di bambini speciali che ti proponevano, amplificati in potenza e intensità, i bisogni dei bambini normali. Era lei la prima a vivere con entusiasmo la sua professione ed era a ogni latitudine contagiosa. L'azione taumaturgica delle sue parole era innegabile, parola che consola, che guida, che dona speranza, parola che svela, che dipana, che approfondisce, che guarisce. Il suo colore era il blu, tendente all'azzurro, l'azzurro delle grandi profondità del mare, del principio femminile delle acque, del cielo infinito. Si tratta di un colore che ricorda la verità, la saggezza, la costanza. Lei incarnava la calma, la soddisfazione, la pace interiore, l'armonia. L'azzurro possiede una spiccatazione calmante sulla mente a tutti i costi. Ha voluto azzurro le stanze del centro a cui abbiamo dato addio, perché era solita dire che questo colore sapeva creare luce e spazio, risultando per questi motivi molto rilassante. Per tanti lunghi anni senza lei, quelle pareti mi avrebbero parlato di lei. Ci sono persone delle quali può pensare di tutto, ma non che vengano a morire. Sono persone piene di vitalità e di energia vibranti, che affrontano la vita con un atteggiamento solare positivo, che incarnano la speranza e l'ottimismo. Anna apparteneva a questa categoria e l'eventualità della sua morte, della mia testa, non è stata neppure per un istante contemplata. A distanza di anni, che mi sembrano secoli, nel ripensare al nostro rapporto, un giorno di questi mi sono accorta così all'improvviso e senza preavviso, che in fondo noi non solo siamo state colleghe strette e fidate, ma anche amiche. È stato come essere abbagliata da un flash di durata brevissima, che mi ha accolta, o forse travolta, in maniera involontaria e intensa, ma non per questo meno credibile. Sopraffatta da una verità che non conoscevo, che forse non volevo ammettere a me stessa, anzitutto. Gli antichi romani parlavano di amicizia come di sodalitas, amicizia intesa come collaborazione.
Mi rendo conto che noi siamo state capaci di offrire l'una verso l'altra aiuto reciproco, solidarietà e amicizia. Questa nuova consapevolezza ha un valore indicibile a mio, che rappresenta un'emozionante scoperta. La relazione con Anna per me è stata così sacra che forse non pensavo di meritarmi un rapporto da fare con lei. Eppure me ne accorgo solo ora, mentre sto scrivendo. La nostra è stata intensa e pure amicizia. Scorreva tra noi una stima reciproca, un rispetto reciproco, una reciproca cristallina disponibilità, ma nell'assoluta reciproca libertà. La sua vita e la sua morte hanno lasciato in me un segno profondo. Etichetta dei miei anni accanto ad Anna, per avvicinarsi a Dio, avvicinati agli uomini. Incontrarla sulla mia vita è stato come ricevere una grazia, un regalo inaspettato di quelli che scatti ogni giorno e nel guardarlo non distante mai di trovare una genuina sorpresa a causa della sua bellezza. Vorrei raccontare di noi, di lei, ancora diverse cose, ma forse deve lasciarle custodite gelosamente nel mio cuore, così come faceva lei, rispetto agli effetti più preziosi. È stato bello, Anna, la donna delle sante alleanze. Attraverso le tue parole, gli angeli sono riusciti